tutti e tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi vedere il mio back to school. Ok, la prima cosa, lo zaino. Io uso da ben 3 anni, non mi ricordo, da 3 anni, questo qua dell'ISPAC, che è viola con tutti i fiori, che io adoro questo zaino. E sì, dai, ancora in ben stato. E mi sa che l'anno prossimo cambierò, per il triennio cambierò. Poi il diario, l'anno scorso ho usato il BU, ma quest'anno userò lo Smemo, perché il BU è sempre lo stesso alla fine. Quindi a me però piace tanto cambiare i diari, tutto quanto, ogni anno, e quindi ho deciso di prendere lo Smemo Rani, così, azzurro. Azzurro perché ho voluto prenderlo uguale ai colori dei miei occhi. E ero indecisa tra 2 colori, questo e quello blu. Dopo mi sono consultata con la mia migliore amica, che saluto, ciao Claudia. E ho visto che era meglio questo per me, e lei si comprerà quello blu. E questo della Smemo mi piace anche tanto, perché alla fine quando non c'è niente da fare, lo apri e trovi le barzellette, quindi ti puoi anche ridere. Poi come astuccio uso da 3 anni, perché me lo sono comprato insieme allo zaino, questo che è dell'ISPAC, sempre ISPAC, ho detto bene? ISPAC, sì, okay. Questo rosa, che rosa è, sapete, il mio colore preferito, di come avete visto la camera nel room tour, è il mio colore preferito, non ne posso fare a meno io del rosa. Allora, mi sono ricomprata il temperino portatile, perché sennò le processe mi rompono le scatole. Mi sono comprata questo, che è della Staedtler, non ricordo come si legge, questo, che è molto molto utile, è utilissimo questa cosa, questo temperino. Infatti non so se ci entrerà dentro l'astuccio, perché con tutte le cose che metterò io non si sa. Poi, allora, la matita uso la stessa marca del temperino, che io queste matite e il temperino le amo troppo, le marche, perché sono molto molto utili, sono molto, anche buone. E questo, come ho detto, è la Staedtler HB2, diversi così. Per le penne uso le flex, me le sono comprate tutte e 3, blu, rossa e nera. Poi mi sono ricomprata anche la gomma, che è la stessa marca della matita del temperino, della Staedtler. Questi, allora, mia zia mi ha detto che c'erano questi quaderni della Monocromo, che io alla fine uso tanto questi della Monocromo, non proprio tantissimo, però quest'anno li userò tanti. E c'era questo pacchetto dei 10 maxi, e quindi me li sono presi. Ok, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, seguitemi su tutti i social, che vi metto qui nella descrizione, qui. E se volete essere salutati, scrivetemi qua sotto, mi saluto, mi chiamo, il vostro nome, e io sceglierò alcuni di voi. E niente, grazie per aver visto questo video, mettete un like, se non vi siete iscritti ancora iscrivetevi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!